Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, dopo una settimana dall'ultima volta in cui ne abbiamo parlato, ci ritroviamo ad affrontare già la seconda patch. Infatti, è notizia di stanotte che è stata rilasciata la seconda patch già disponibile su PC Stadia, che andrà a toccare tutta una serie di elementi e sarà disponibile poi settimana prossima su console, più o meno intorno a mercoledì-giovedì. In particolare, però, andiamo anche a parlare oggi di un'altra questione, quella del Nonlos Glitch, ovvero quell'errore di gioco che ti permetteva di quittare le partite senza ricevere la sconfitta. È stato fatto da tanti utenti, anche solo per sfizio, anche solo per prova, insomma, vedere se effettivamente questa cosa funzionava per Goliardia e Weekend League, eccetera, eccetera. Ma parliamo di un problema molto grave che rovina di tantissimo quella che è l'esperienza di gioco della maggior parte dei player di FIFA. Di conseguenza, EA dice di aver identificato tutta una serie di account e di averli sospesi. Quindi, senza perderci in chiacchiere, andiamo a vedere sia questa notizia sia quella che è la nuova patch che ci attende. E a tal proposito, proprio a partire da quello che è il Nonlos Glitch, abbiamo qui il tweet ufficiale di stanotte che ci dice appunto: abbiamo identificato oltre 30.000 account attivi che hanno insomma utilizzato questo bug in maniera consistente e li abbiamo sospesi dal gioco per 7 giorni, facendo in modo che loro non possano partecipare a quello che è il FUT Champions di questa settimana. Come potete vedere, però, i commenti vanno in realtà a mettere in evidenza che, forse per un errore, forse per estrema punizione, sono arrivati dei ban anche di 1.000 giorni. Quindi bisogna stare un attimino attenti e se avete ricevuto dei ban che sono più gonfi, cercate di contattare l'assistenza perché in realtà da loro era previsto semplicemente quello che era un ban di una settimana, appunto per evitare che insomma andaste a giocare quella che era la Weekend League di questo weekend. Come vedete non è l'unico, infatti anche quest'altro utente ha segnalato un ban di 1.000 giorni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che EA si è mossa in questo senso, non è rimasta a guardare e mi raccomando, qualora dovesse risuccedere una cosa del genere, raga, state alla larga da questi glitch, perché questi sono, insomma, degli elementi che vanno a violare proprio il term of service di EA, e di conseguenza rischiate anche che vi bannino l'account e dovreste addirittura anche poi arrivare a dover ricomprare la console, nel caso di ban molto più gravi come è successo anche in passato per chi comprava crediti, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, fair use, fair play e non incappiamo in queste sciocchezze. Quanto invece a quello che è il title update numero 2, quindi la patch fondamentalmente che insomma ci aspetta di qui a breve, ci dice che sono stati fatti i seguenti cambiamenti. Allora, penalty shootout kick order will now be decided by the penalties attribute. Cosa vuol dire? Questa è una gran cosa, che praticamente l'ordine di tiro nei calci di rigore è deciso in base a quello che è l'attributo del calcio di rigore del giocatore. Finalmente, perché ci avete messo così tanto? Perché ci avete messo così tanto? Quante volte capitava di dover tirare i rigori con Kanté, con giocatoracci? Invece adesso i giocatori saranno insomma ordinati in base a quella che è la loro abilità nel tirare il calcio di rigore. E questo vi dico, vi stringo la mano dopo anni, finalmente. Poi ci dice che dopo aver completato quello che era appunto il discorso relativo alle finali del FUT Champions e qualificandosi subito per un'altra mentre era già attiva la FUT Champions Finals, alcuni insomma l'interfaccia adesso è andata a informare che i giocatori non possono riqualificarsi per la stessa Weekend League. Infatti si era creato spesso e volentieri un po' di casino perché i giocatori pensavano di poter riqualificarsi due volte per la stessa Weekend League, ma in realtà non è così. Mentre per quanto riguarda l'ultimo punto, ci dice che quando ti qualifichi per le finali del FUT Champions, adesso ci sarà una nuova schermata che notificherà al giocatore l'effettiva avvenuta qualificazione. Quindi, diciamo, tolto il primo, questi sono più due cambiamenti grafici di interfaccia. Poi ancora, ulteriormente ci dice che l'indicatore della win streak adesso non apparirà dopo aver vinto due partite in Division Rivals, in quanto prima era semplicemente un errore visuale. Poi ci dice che in occasioni rare i match delle Division Rivals potevano startare con un pop-up di inattività
che andava ad apparire e rimanere sullo schermo, quindi quel classico messaggio di inattività che vi rompeva le sbolze perché rimaneva durante la partita anche mentre giocavate. Alcune volte capita che alcuni kit, alcune maglie vanno in contrapposizione con quelle dell'arbitro durante le partite e anche questo è stato risolto. Quando vai a raggiungere un nuovo stage nelle Division Rivals, la schermata post-match non andava ad evidenziare il nuovo stage e anche questo era semplicemente un bug visuale. In Squad Battles, quando vai a selezionare quello che è appunto l'opponent, l'avversario, spesso e volentieri capitava che ci fosse uno spazio vuoto piuttosto quello che era appunto l'intesa e il rating della squadra avversaria, quindi anche questo è stato risolto. Quando si va a raggiungere un nuovo rank in Squad Battles, anche qui come in Rivals, non veniva visualizzato a fine partita e anche questo era solo un errore visuale. Per quanto riguarda il riscattare le finali, i premi delle finali del FUT Champions, c'era un messaggio di pop-up che l'evento era finito e andava ad apparire oltre quello che era l'animazione dei premi, e anche questo è un errore visuale. Poi questa roba è solo per Stadia, ci sono alcuni tifi che verranno insomma visualizzati correttamente. E anche tutta una serie di elementi visuali in quello che era la schermata delle amichevoli di FUT. Quindi questo per quanto riguarda tutta una serie di accorgimenti, sia per quanto riguarda le modalità e bug grafici. Per quanto riguarda ovviamente il gameplay, che è la cosa che ci insomma preme di più, ci dice che è stata ridotta quella che è l'efficacia della CPU. Nel momento in cui i giocatori vanno praticamente a bloccare quelli che sono i lanci lunghi e i cross, in particolare ci dice i giocatori controllati dalla CPU prima erano in grado di allungarsi troppo lontano per cercare di bloccare questi passaggi filtranti e i cross, quindi praticamente è stata ridotta la CPU all'interno di quelle che sono le intercettazioni su questi lanci lunghi, che boh, in realtà a me non capitava spessissimo che la CPU si lanciasse in chissà quali insomma tentativi estremi di bloccare questi lancioni, quindi staremo a vedere. E poi ci dice adesso che per quanto riguarda le squad battles, la CPU delle squadre adesso sarà in grado di commettere falli in maniera più facile se si gioca da quella che è la difficoltà semi-pro o superiore. E questo cambiamento non si applica a quelli che sono i match giocati con quella che è la modalità competitiva attivata, perché ricordiamo che c'è tutta quella situazione del controller che ancora non viene patchata neanche con questa patch. E a tal proposito ci aspettiamo magari un live update a breve come è successo per i tiri a giro e ricordiamo che le Squad Battle, essendo una modalità offline, permettono di poter giocare con quella che è la modalità competitiva disabilitata a differenza di quello che accade con le modalità online. Poi ci sono tutta una situazione di insomma ulteriori aggiornamenti minori come ad esempio quando si va a fare un tiro a giro la palla spesso e volentieri andava oltre quello che era il piede dominante del giocatore per tirare col piede debole. Il trait del tiro da fuori spesso e volentieri non funzionava. Quando due giocatori vanno a fare contatto col pallone, la palla spesso e volentieri schizzava in aria nel cielo, vi è capitato sicuro. Quando si va a cercare di proteggere il pallone con l'L2, il portatore di palla spesso e volentieri faceva dei movimenti strani. In alcune situazioni il giocatore poteva sparire dal campo durante il match. L'avete vista sicura quella clip col giocatore che spariva ogni volta che toccava la palla e praticamente si rimaneva senza giocatori. L'automatic player switch non funzionava sempre correttamente. Adesso invece dovrebbe essere stato risolto anche lo switch automatico di cui tanti mi avete scritto e chiesto. I portieri spesso e volentieri facevano un lancione lungo quello che è l'intero campo. Quando si va a fare un tackle all'interno dell'area di rigore, la palla spesso e volentieri andava a viaggiare direttamente verso quella che era la porta del difensore. Quando si va a chiamare un giocatore vicino, il giocatore selezionato va a fare delle animazioni storte praticamente per ricreare la realtà, anche questo fissato. E poi quando si va a tentare di girarsi mentre si sta correndo, il giocatore spesso e volentieri fa un missed touch sul pallone, quindi un tocco in più, anche questo dovrebbe essere stato risolto. Poi tutta una serie di cambiamenti sulla carriera, volta, eccetera, eccetera, pro club, che non è che ci interessano tantissimo. Quindi, raga, per
Per quanto riguarda questo video è tutto, fatemi sapere nella di questa patch cosa ne pensate, se vi aspettavate altro. Io mi aspettavo onestamente che toccassero più che altro questo errore del controller. Vediamo quando lo faranno, perché su Discord continuano a dirci che ci stanno lavorando. Speriamo che finiscano presto. Io vi auguro una buona giornata, un saluto dal vostro Liberoschi, ciao ciao.